Ragazzi, io sono in crisi mistica perché ho ripreso il vecchio video che avevo montato tempo fa che volevo fare uscire su Kiki Consegna a Domicilio per la Studio Ghibli Anthology e mi sono reso conto di aver detto una roba che adesso vi riavvolgo, che avevo detto un po' di tempo fa. Mo ve la faccio sentire se recupero il pezzo. Ecco. Che, come abbiamo già detto, altre canzoni sono queste che addirittura aggiunte nella versione americana. Questo perché si voleva rendere la cosa più commerciale. Pietà. Per fortuna poi in Italia è riuscito nel 2013 con una versione fedele all'originale a cura della Lucky Red, la quale ringrazio di tutto cuore, anche se di solito quando la Lucky Red adatta un film della Ghibli o un film giapponese in generale, adatta il testo in un senso molto molto letterale, forse un pelino troppo. Infatti certe frasi suonano un po' astruse per quanto anche sensate in italiano, ma glielo si lascia passare. Tratto dall'omonimo romanzo di Kadano Eiko, scritto nel... Ecco, io dissi questa roba qui, però ora che è uscita tutta la polemica su Cannarsi, che dopo essere stata incentrata su Evangelion si è spostata anche ovviamente sui adattamenti della Lucky Red e della Ghibli, che cazzo devo fare? Perché appunto questo l'ho registrato una cosa come 2 o 3 mesi fa, quindi molto prima che nascesse questa polemica. E che fo, ragazzi, cancello. Vi lascio questo video come postilla prima che esca. Cioè, non capisco. Oh, al massimo lo lascio così, però appunto, magari un giorno vi spiegherò anche il mio punto di vista sull'adattamento, perché concordo con molti YouTuber che ne hanno parlato e con molti esperti e non esperti, ma ho anche una mia personale visione della cosa. Non voglio difendere Cannarsi. Però ho anche una mia visione della cosa per quanto riguarda gli adattamenti delle opere dal giapponese all'italiano, considerando che il giapponese è una lingua molto complessa e tutto. E ve lo dice una persona che non è solo che gli piacciono gli anime, una persona che lo studia il giapponese proprio a livello accademico. Quindi io vi carico questo video adesso. Ditemi voi, perché io non so che farmi. Mi viene l'ansia, perché se poi se questo pezzo di video esce, è probabile che viene isolato questo da tutto il resto, fa giro e tutti mi danno dello stronzo. Va bene che fama e che da 158 iscritti magari passo a 1000, ma preferirei evitarlo se deve essere proprio fatto così.